Amici di PMG Sport, buon pomeriggio dalla Palaconi di Cagliari per assistere alla 13ª giornata del campionato di Serie A di futsal femminile. Ancora palla dentro verso Longato. Adesso la palla dentro e c'è il vantaggio subito con la numero 11 Jessica Troiano che sblocca il risultato. Jessica Naiara intercetta, può ripartire l'FFC ancora per Marcon, la conclusione respinta sul punto di battuta, il pallonetto per Marchese al volo col destro e il pareggio di Marchese con il piatto destro, la mette quasi sotto l'incrocio dei pali, si aspetta soltanto il fischio, parte il sinistro, la tocca Falconi ma c'è il gol di Iturriaga. Iturriaga, la gran giocata, palla che termina sul fondo, adesso parte Vargiu, pallone sulla destra, la conclusione però è centrale, respinta in maglia nera con richiami fucsia, ancora Marchese il destro, la gran giocata di Sabrina Marchese con il destro, già battuto, la conclusione dalla distanza ancora di Iturriaga con il pallone sotto la traversa. Si riparte, 10 minuti, 10 secondi ancora alla termine di questo primo tempo, 3-1 in favore del Granzette. Adesso c'è l'errore con il 4-1 segnato da Daiane. Ancora Vargiu dentro, lo scarico per al destro di Filippa Mendes con palla. Giocato corto, Troiano, pallone messo dentro, c'è l'intervento. Ancora Marchese con la destra, pallone che sorvola la traversa. Ancora con Pereira, controllata da Marchese, la conclusione respinta da Falconi, poi riparte. C'è il tocco, Vargiu, il controllo, può provare il destro, lo effettua in diagonale. Ottima la conclusione di Carolina Vargiu. Si gira molto bene. Due soltanto quelli commessi dal Granzette, mentre adesso c'è il contatto con Pereira che sbaglia, salta addirittura l'estremo difensore Falconi, Pereira non viene fischiato il fallo, ancora pallone per Pereira ma arriva, oh, pallone di ritorno, palla sul secondo palo, un altro grande intervento Iturriaga, ancora Iturriaga aspetta l'arrivo di Troiano che poi calcia col destro, c'è la deviazione, il controllo col destro, prova a puntare la diretta avversaria, poi scarica ancora, si accentra con il gol di Brunigna dalla distanza, palla che si infila all'angolo, adesso Vargiu, pallone messo dentro il palo, la doppia conclusione, poi si disturbano le giocatrici dell'FFC, ha un altro miracolo di Grandi che salva, dentro ancora per Daroccia, prova a girarsi, si gira molto bene usando il fisico, poi c'è il tocco, c'è il salvataggio ancora che allontana, ancora Naiara cerca l'anticipo, viene però superata con la conclusione di Longato, adesso Vargiu, pallone deviato da Troiano in pressing, palla dentro, c'è la deviazione di Grandi con il gol del 4-3 sulla rimessa laterale, questa volta l'errore dell'estremo difensore Grandi, non adesso palla dentro, la conclusione di Iturriaga, poi c'è la conclusione di Troiano con la grande parata, ancora adesso Troiano che si accentra, può provare il destro, ancora Falconi, parte Naiara, il destro, palla deviata, c'è il gol di Vargiu sulla deviazione della barriera, manda a vuoto l'estremo difensore. Si riparte Gasparini, Brunigna ancora per Jessica Naiara, c'è Marchese libera il controllo, poi Marchese con il destro prova la conclusione, Iturriaga adesso l'assist sul secondo palo dove c'è Gasparini, il filtrante di Jessica Naiara con la risposta poi di Tamara per spostare il baricentro un po' più in alto, adesso Marchese il controllo, Marchese l'assist con la girata, Daruccia si accentra, Brunigna prova il sinistro debole, Jessica Naiara era tutta sola nell'altra metà campo, adesso la giocata di Brunigna con il sinistro ribattuto, l'ottima, il pallone che rimane ancora là per Daruccia, ma Marchese prova la conclusione ma termina qui l'incontro tra l'FFC e il Granzette, incontro spettacolare.